Ah, mes amis, quel jour de fête! Oui, bien sûr, puisque c'est l'heure de l'opéra, l'heure de Juan Diego Flórez, un ténor péruvien qui est aujourd'hui tout simplement le plus grand ténor du monde pour le bel canto. Alors, qu'est-ce que c'est que le bel canto? Eh bien, c'est un art spumante, avec des vocalises comme des bulles, avec des aigus comme des pointes de danseuses, avec des accelerando comme le cœur qui s'emballe, avec des phrases souples comme des caresses. Bref, un art fait d'énergie et de grâce, d'intensité et de poésie, tout ce que possède Juan Diego Flórez. Et comme de surcroît, c'est un garçon, vous allez vous en rendre compte, délicieux, au physique de jeune premier et à la sympathie contagieuse, vous êtes sûr que vous allez passer une belle heure, une heure dont je suis sûr que vous la trouverez trop courte. Alors non, perdons pas un instant, retrouvons tout de suite Juan Diego Flórez. Io sono nato sì a Lima, in Perù, in una famiglia di classe media. Eravamo molto vicino al mare, quindi era una infanzia, una giovinezza molto, molto bella. Mio padre aveva ricevuto lezioni di canto e gli avevano detto che poteva dedicarsi alla lirica, ma lui preferì dedicarsi alla musica popolare. Cantava musica soprattutto di Chabuca Granda. Chabuca Granda, una compositrice peruviana di valzer, no? Valses, creole. Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón. Io sentivo mio padre cantare, lo accompagnavo qualche volta nei teatri quando si facevano queste presentazioni di musica peruviana, anche a casa con la chitarra. E anch'io prese la chitarra quando avevo 10-11 anni e cominciai a suonarla. Dopo ai 14 anni a comporre, componevo le mie canzoni romantiche. He was so a character at that time. I mean, he was really cool. I wasn't cool, he was cool. He was always wearing a chain here and always playing guitar and surrounded by girls. And I was really shy, so I looked at him, although he was 2 years younger than me, I looked at him as someone special. He was a cool guy who was playing rock the most of the time, and I couldn't imagine that he wouldn't end up as an opera singer. Quando avevo 14, 15, 16 facevo dei concerti in Barranco. Barranco è un quartiere di Lima molto bohemian. Vendevo i miei biglietti ai miei compagni di scuola, agli amici di mia mamma, agli amici di mio padre. E cantavo canzoni, sia canzoni peruviane, rock and roll, perché anche avevo una band, facevamo i Rolling Stones. Vous vouliez être une rock star? Sì, io volevo essere un cantante pop. Ah, più che una rock star, sì. No? Più come, non lo so, come il tipo Enrique Iglesias. Ah, sì. Ho vinto dei festival, mi invitavano in programmi, quindi diventavo un po' conosciuto. È stato alla fine della scuola, i 2 ultimi anni, che un professore di musica decise di fare zarzuela. Zarzuela, no? E allora dei pezzettini di zarzuela. E allora, siccome io ero uno nella scuola, uno dei quali cantava, suonava la chitarra, lui mi ha invitato per cantare qualche pezzo di zarzuela e mi diceva come cantare, no? Allora canta come un tenore, no? Sì. E allora io cantavo così. E ho pensato che forse questa è è una maniera di cantare giusta anche per il pop. Mi può aiutare, ho pensato, mi può aiutare per cantare bene le mie canzoni. Quindi ho cominciato a prendere lezioni con lui. Quindi a 17 anni sono entrato al conservatorio, ma io volevo ancora fare pop. Lì ho cominciato a prendere lezioni di canto e con questo professore, Andres Santa Maria, sono rimasto 3 anni. Lui non solo mi insegnava canto, ma mi dirigeva nel coro nazionale che mi ha fatto subito entrare. E dopo qualche mese, cantavo nel coro nazionale, ero il più piccolino, avevo solo 17 anni. Juan Diego cuando llegó hizo audición cantando un aria que se llama Victoria. Entonces, Victoria, Victoria, parecía un pequeño oso que cantaba, ¿eh? Un pequeño oso cantaba Victoria, 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 Victoria. Era un poco, inclusive, era desafinado. Inclusive se le conocía porque tenía desafinaciones en muchos tonos. Entonces él cantaba así tosco. Era su voz así, ¿no? Un poco no quiero decir primitiva, era muy inmadura, ¿no? Una voz así en bruto, un material en bruto. Pero tenía muchos armónicos. Era una voz muy rica en armónicos. Eso, bueno, yo más que con mi oído de cantante, con oído de músico, me pude dar cuenta que había una riqueza vocal enorme en ese era como un diamante en bruto. Subito c'è stata una immersione nel mondo di Bach, di Mozart, di Beethoven, e io dovevo imparare tutti questi pezzi, no? Solfeggiando, quindi è stata anche una grande esperienza per imparare la musica. Ogni tanto facevo qualche solo anche, no? nel coro. Quindi c'è stato un colpo, come si dice in amore, un colpo di fulmine, no? Sì. Sono entrato in questo mondo meraviglioso. Un nuovo mondo. Sì, alla pari che io studiavo la voce, il canto. E cosa studiavo? Studiavo il bel canto. Volevo essere musicista. Mia madre mi ha detto, ma morirai di fame, no? Sicuramente c'era l'esperienza di mio padre anche, no? Quindi mia madre era molto preoccupata, ha detto, ma figlio mio, che farai? Che farai? Ho detto, mamma, non ti preoccupare, io studierò qui e poi vedrai che io vincerò una borsa di studio per andare a studiare all'estero. Per poter pagare il biglietto aereo da Lima a New York, avevamo venduto la macchina di mia mamma, che era una Renault 4, no? Quelle che... Certamente sono andato con pochissimi soldi, sono andato con un amico, e siamo alloggiati nell'appartamento della sua sorella a New York. C'era un amico di questo amico che aveva una chitarra, ho detto, dammi la chitarra. Sono andato al Subway e ho cantato lì per mezz'ora e ho avuto tanti soldi. Ho cantato canzoni napoletane, no? E allora... oggi si mangia! E vous allez vous présenter alla Manhattan School, alla Juilliard School e al Curtis Institute. Pourquoi est-ce que vous choisissez le Curtis? Perché era più come una famiglia. Ci sono solo 150 studenti e lì ho fatto tante opere complete in scena.